in rehab was that little baby boy sitting at home on his mother's knee, crying that big tongue. Walter E. Lewis, meglio conosciuto come Fairy Lewis, nacque a Greenwood il 6 marzo del 1893. Fury non era il suo vero nome, chiaramente, e venne affibbiato allo stesso da parte dei suoi amici nel corso dei primissimi anni del Novecento. Inizia a suonare già dalla tenera età l'armonica a bocca, ma poi passa chiaramente alla chitarra. Non era una chitarra normale, convenzionale, ma era una chitarra che egli stesso si era autocostruito. Si dice che all'epoca il suo mentore fosse un tale Blind Joe, ma poi chiaramente iniziò ad esibirsi con le varie carovane che andavano in giro per il sud a vendere farmaci e spettacoli a buon prezzo, dove conobbe W.C. Handy, il quale, vista la bravura alla chitarra che aveva questo giovane ragazzo, gli regalò una vera e propria chitarra convenzionale, una Martin. I'm gonna give y'all one of the old engineers, Casey Jones. You know, I had the call for the play this year for you all night, and I'm just gonna play it. And I hope everyone will enjoy it all over the world. Will enjoy Casey Jones, the old engineer, kind of old like myself. I woke up this morning with a shower of rain. Around the curb was a passenger train. Was a hobo Johnny, the good old hobo, but it's dead gone, dead gone. Here's a good old hobo, but it's dead gone. Nel corso degli anni ebbe modo di esibirsi e conoscere personaggi del calibro di Blind Lemon Jefferson, il personaggio che poi fu accompagnato per diversi anni proprio da Led Belly, e non solo, anche altri artisti come Memphis Minnie, che poi ritroveremo in gran fervore nella metà degli anni 50 con i suoi successi discografici, e perché no anche Gus Cannon, che già nei primissimi anni 20 aveva formato la sua Jukes Band. E su Gus Cannon bisognerà fare uno studio a parte, perché fu un uomo che riuscì a improntare tutto il discorso legato al kazoo in maniera diversa, inserendolo in un bicchiere di whisky e creando chiaramente più sonorità soprattutto per le note basse. Dopo il 1923 ebbe la svolta lavorativa, perché fu assunto all'ufficio sanitario di Memphis, dove lavorò per circa 43 anni. E chiaramente in questo periodo non fece grandi performance, qualche raro concerto, ma nessuna registrazione. La cimice è maligna e proprio malvagia. Non ha buone intenzioni verso di me. La cimice è maligna e proprio malvagia. Non ha certo buone intenzioni verso di me. Pensa che io sia disposto a stare con lei e mi prende per una testa di legno. Mentre ero a letto ieri sera, mi domandavo come fa a dormire un povero uomo. Mentre ero a letto ieri sera, mi domandavo come fa a dormire un povero uomo quando una ti tiene la mano mentre l'altra ti sta sui piedi. La cimice è grossa come un asino. Ti morde e sta ritta sogghignando. La cimice è grossa come un asino, ti morde e sta ritta sogghignando. Si tracanna tutto il veleno per cimici, poi torna e ti morde di nuovo. Ho dovuto stare alzato tutta la notte. I miei piedi non riescono più a sentire il pavimento. Sono stato alzato tutta la notte. I miei piedi non riescono più a sentire il pavimento. Perché la cimice maligna mi ha detto che non posso più vivere lì. You know, I had a girl in Brownwood, Tennessee, you know, I don't know, we just couldn't get along. And I haven't seen her in about 45 years, and I think I'll take you all to Brownwood where she is. I'm going to Brownwood, I'm gonna take that right hand road. And I'm going to Brownville, I'm gonna take that right hand road. And I'm going to take that right hand road. Lord,
baby. And that woman I love ain't got great long curly hair. Great long curly hair. But her mother and father do not love me there. I'm gonna write me. Nel 1960 ci furono delle evoluzioni dal punto di vista musicale. Perché? Perché chiaramente la discografia richiedeva un revival musicale, quindi sia le musiche folk che blues incise tra gli anni 20 e gli anni 30 vennero riproposte soprattutto da case discografiche come era appunto la Victor, che tirò fuori i loro classici già incisi in passato e ne registrarono fortunatamente di nuovi. Grazie al produttore Samuel Charters fece delle belle registrazioni di qualità audio veramente molto elevata, tant'è vero che su queste registrazioni si sente proprio lo slider battere sui tasti della chitarra, si sente proprio la mano sbattere su il corpo della cassa armonica, e hanno regalato delle grandi registrazioni che sono ancora oggi molto attuali. Il suo genere è molto scarno dal punto di vista canoro, che poteva sembrare per alcuni un male, invece è stato il bene assoluto, perché con questa tipologia di canto, che era proprio identica alla musica rurale degli anni 20, degli anni 30, con delle leggere imperfezioni, crearono proprio questo connubio quasi perfetto nella sua musica, accordature chiaramente sempre aperte, molti brani registrati proprio con parole e musica proprie, più dei veri e propri classici. Era un uomo che riusciva a spaziare perfettamente nel suo stile in un'unica via, quella del misto tra blues e finger picking tipico del folk, quindi miscelare insieme diverse tematiche musicali creandone una unica propria. Sempre grazie alla riscoperta degli anni 70 di questo grande artista un po' impiegato, un po' bluesman, e vediamo che il bluesman arriva anche nel cinema grazie ad un film di Burt Reynolds dove appunto Farry Lewis partecipa. Nel 1976 la cantautrice statunitense Joni Mitchell fece una cosa molto piacevole, ovvero dedicò una canzone proprio a Farry Lewis. Perché? Perché la riscoperta di questo personaggio fece riscoprire un modo di pensare, un modo di vivere puro, senza tanti fronzoli, per così dire, per utilizzare un termine odierno. E il brano di Joni Mitchell si intitolava Farry Sings the Blues. E qui già il titolo di per sé è già un viaggio musicale vero e proprio. Chiaramente poi dalla metà degli anni 70 in poi ebbe la fortuna di aprire dei concerti a Rolling Stone, fare anche delle belle tournée, ma poi chiaramente verso la fine degli anni 70 l'età era molto alta e si spense definitivamente a Memphis il 14 settembre del 1981. Hey, I didn't care no fun. I'm gonna pick down Henry. John Henry was that little baby boy sitting at home on his mother's knee, crying that big tunnel on that YMV is gonna be death of me. Lord knows it's gonna be, baby, it's gonna be the death of me. Lord knows, boys, it's gonna John Henry told his captain one day, says a man ain't none but a man.